Anticipazioni, uomini e donne, la decisione di Teresa, il pianto di Andrea. Proseguono senza sosta le registrazioni del Trono Classico di Uomini e Donne, anche se, al momento, la messa in onda delle puntate in televisione è sospesa per la pausa natalizia. Qualche giorno fa, infatti, è stata registrata una nuova puntata dello show dove la tronista Teresa Langella ha stupito tutti eliminando uno dei suoi corteggiatori preferiti, il bel Andrea Dal Corso. La decisione di Teresa. Nel corso dell'ultima registrazione, gli studi di Uomini e Donne sono stati teatro di un addio eccellente da parte di uno dei corteggiatori del Trono Classico, Andrea Dal Corso. Teresa Langella, di fatto, ha eliminato l'ex tentatore di Temptation Island, dopo aver trascorso con lui un'esterna da fiaba che mai avrebbe potuto far presagire un finale tanto spiacevole. Invece, le cose sono andate diversamente. In studio, la giovane ha dichiarato di avere molte difficoltà ad immaginare un futuro al fianco di Andrea, soprattutto a causa dell'enorme differenza che esiste fra il suo stile di vita e quella del suo corteggiatore. Teresa, infatti, pensa che sarebbe molto più facile per lei adattarsi alla vita di Andrea di quanto non lo sarebbe per lui. Ovviamente la decisione della Langella non ha mancato di sollevare in studio dubbi e critiche, soprattutto da parte di Gianni Sperti e Tina Cipollari che non hanno gradito l'eliminazione di Andrea. In particolare, Tina ha chiesto a Maria De Filippi di concedere al più presto un trono all'ex tentatore. Anche quest'ultimo non ha reagito molto bene all'eliminazione, scoppiando in lacrime di fronte alla decisione di Teresa. Il pianto di Andrea. Andrea Dal Corso ha stupito tutti scoppiando in lacrime per la scelta della tronista. Il ragazzo, infatti, non è riuscito a contenere la sua sofferenza e l'ha manifestata piangendo davanti a tutti mentre abbandonava lo studio. Le sue lacrime, però, non sono servite a convincere Teresa a trattenerlo, dato che la tronista è rimasta, comunque, ferma nella sua decisione di eliminarlo definitivamente dal programma. Vi ricordiamo che, al momento, la Langella è rimasta in studio soltanto con altri due corteggiatori, Kevin Christian Basili e Antonio Morricone. Secondo le prime indiscrezioni, la scelta della giovane dovrebbe avvenire entro il prossimo febbraio, data in cui dovrebbero andare in onda le puntate serali di Uomini e Donne, dove Valeria Marini organizzerà una festa di fidanzamento per ogni tronista che effettuerà la propria scelta. Ovviamente si pensa che Teresa effettui la sua scelta fra Kevin e Antonio anche se una buona fetta di telespettatori spera che la giovane ci ripensi e vada a recuperare Andrea Dal Corso.